Gaga alla prova del cuoco. Oggi su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della prova del cuoco e giurato per un giorno era Samuel Peron. Quest'ultimo è conosciuto dal pubblico come ballerino professionista di Ballando con le Stelle 2019, il talent che ogni sabato in prime time viene condotto da Milly Carlucci. Quest'anno il danzatore è abbinato a Marzia Roncacci. Nel programma culinario del mezzogiorno, il ragazzo con Elisa Isoardi non si sono limitati solamente a parlare di cibo e la preparazione dei piatti, hanno menzionato anche la trasmissione che andrà in onda domani sera. Elisa Isoardi fa preoccupare il pubblico. Dopo aver mandato la pubblicità, al ritorno Elisa Isoardi ha fatto una clamorosa battuta. Infatti l'ospite Samuel Peron non era più nelle cucine dello studio 2 della sede Rai Fabrizio Frizzi di Roma, quindi la nota conduttrice ha giustificato l'assenza del ballerino dicendo in modo ironico: Samuel Peron non c'è perché è svenuto, ha preso me in braccio e siccome sono pesante, è caduto a terra. È svenuto. Naturalmente la giustificazione della Isoardi era solo una divertente gara, infatti qualche istante dopo Samuel Peron si è presentato di nuovo alla corte della professionista. Elisa Isoardi al centro del gossip, ecco cosa è successo. Elisa Isoardi continua ad essere al centro del gossip. Infatti dopo che il periodico Chi ha mostrato i primi scatti del suo ex fidanzato Matteo Salvini con la nuova compagna. Qualche ora dopo, la conduttrice della prova del cuoco si è mostrata con un anello al dito con tanto di brillanti. Una frecciatina velenosa verso il vice premier oppure la donna ha davvero un compagno? Secondo alcuni pettegolezzi l'artista starebbe insieme a Alessandro Di Paola. Dopo averlo visto sul web, in molti hanno fatto il paragone tra quest'ultimo e il ministro dell'interno,